finalmente un accordo vero, serio, voluto dal sindaco della città metropolitana, dai procuratori, condotto magistralmente, come ha detto il sindaco, dalla dottoressa Rea. Ci abbiamo messo tutto l'impegno, finalmente il corpo della polizia metropolitana può esprimere la sua vera mission, cioè quella di occuparsi dei reati ambientali. Mi sento di assicurare e sperare una sola cosa: con l'anno nuovo, dal 2018, nei primi giorni dell'anno nuovo, noi dobbiamo dare seguito alla mobilità, all'istituto della mobilità, affinché si possa iniziare la procedura per il nuovo concorso, assumere i giovani, implementare il corpo della polizia metropolitana e migliorare sicuramente questo accordo con altre unità. Perfetto. Sì, viene rinnovato e anche rafforzata la collaborazione in un accordo di programma tra la città metropolitana, la Procura Generale e tutti i procuratori del distretto della Corte d'Appello. Un lavoro molto importante che ha visto il coinvolgimento della Polizia Metropolitana, della sua comandante, del consigliere delegato Carmine Sgambati, del mio impegno diretto, a dimostrazione che le istituzioni e la politica di questo territorio sono vicini istituzionalmente all'autorità giudiziaria per il lavoro importantissimo che fanno in generale, ma in questo caso soprattutto per i reati ambientali. Un segnale forte che le istituzioni collaborano, uno spirito di lealtà e di autonomia reciproca, ed è un messaggio forte per i tantissimi cittadini che sono la stragrande maggioranza, che sono onesti, che difendono il territorio, i beni comuni e che non vogliono che la criminalità comune e quella organizzata violenti, come è accaduto nel passato e come qualche volta accade anche di questi tempi, i nostri territori. Pensiamo a quello di gravissimo che è accaduto quest'estate nei boschi, dal Faito agli Astroni e soprattutto i Vesuvi. Grazie. Sinergia è una parola che oggi viene talora abusata. Noi oggi abbiamo una pagina molto importante ed edificante in cui questa parola non viene declinata e declamata, ma praticata. Credo che sia molto importante una convergenza effettiva di intenti tra la città metropolitana e la polizia metropolitana, la Procura Generale e tutte le procure della provincia di Napoli, nel riconoscere il carattere assolutamente prioritario della tutela del territorio, della prevenzione e della repressione dei reati ambientali, il che vede la Polizia Metropolitana in una posizione di assoluta rilevanza come polizia di prossimità e come polizia specializzata in particolare proprio nei crimini ambientali. Noi abbiamo già sperimentato sul campo la bontà di questa nostra iniziativa, perché oggi stipuliamo un protocollo d'intesa più ampio nel contenuto e più proiettato nel futuro, dura cioè 5 anni, ma avevamo già un protocollo d'intesa stipulato nell'ottobre del 2015 che ha dato i suoi frutti sia sotto il profilo dell'affinamento della specializzazione anche di altre unità, cioè la formazione di quelli che abbiamo definito dei detective ambientali, sia la collaborazione di elementi della Polizia Metropolitana presso le procure di Napoli, di Nola, di Torre Annunziata e di Napoli Nord in modo operativo, sia per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria, sia il monitoraggio di situazioni di criticità. Ecco quindi l'importanza sul piano preventivo e repressivo, e noi contiamo di implementare questa attività perché siamo convinti di essere sulla strada giusta, perché i risultati che già ci sono stati siano sempre maggiori nell'interesse della collettività, perché si parla non solo della salute e della qualità della vita di larghissimi strati della popolazione, ma della vita, perché
tutta la materia dei rifiuti tossici, tutto quello che riguarda lo scempio del territorio, gli incendi e quant'altro sono legati alla vita dei cittadini. Quindi noi entriamo in un settore nel quale dobbiamo entrare in maniera doverosamente prioritaria e molto concreta, cercando anche di dare delle risposte in tempi possibilmente brevi. La modifica del Corpo Forestale dello Stato in qualche modo rende ancora più prezioso l'apporto e l'intervento della Polizia Metropolitana sui crimini ambientali? Ma io credo di sì, perché questo fa sì che ci possa essere una maggiore speditezza anche nei rapporti tra i vari corpi. Noi come Procura Generale peraltro abbiamo realizzato qui una cabina di regia, un service proprio in materia ambientale, tenendo appunto le forze specializzate presso il nostro ufficio che possano ricevere le richieste delle varie procure della Repubblica, quindi non solo la Polizia Metropolitana che assume un rilievo assolutamente importante, ma anche la collaborazione con le altre forze di polizia che possa realizzare quella sinergia di cui parlavo in modo operativo, concreto e in tempi, dicevo, ragionevolmente brevi. Grazie.